Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su un nuovo episodio di Minecraft, signori. Siamo nello stesso punto dove siamo lasciati ieri, ovvero davanti alla scala che oggi andremo ad affrontare per continuare l'esplorazione della magione, signori. Prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e senza il vostro aiuto non ci riarriviamo, signori. Io ce la sto mettendo un po' tutta, portando un video al giorno, e prossimamente inizieremo anche con la serie di FIFA, signori. Quindi mi raccomando, date il vostro supporto, basta spingendo un clic sul tasto iscrizione, un bel like se volete e anche un bel commentino tecnico-tattico che fa sempre piacere. Detto questo, signori, l'accendo il carbone che quasi quasi mi piglio. Per non sapere né leggere né scrivere, signori, sto carbone ce lo portiamo a casa. Che zitto zitto cacchio cacchio, stiamo rompendo la forte la magione, ma chi se ne sbatte altamente la magione, tanto non riusciremo, non ci torneremo mai più qua, signori. Però sinceramente un po' di carbone fa sempre piacere, anche perché le torce mo ci servono e le dobbiamo fare, quindi il carbone ce lo siamo bello che è conquistato. Era un obiettivo del giorno? No, l'obiettivo del giorno, signori miei, è andare a esplorare il piano superiore. Abbiamo messo le carote un pochino più vicino, così dovrebbero essere più a portata di mano in caso di scontri. Ecco, già quello è parte, già quello è parte, già questo. Yes! Di che stiamo parlando? Ma di che cazzo allora stiamo parlando? Scusate un attimino, c'è un po' di confusione tecnico-tattica. Tecnico-tattica, che cazzo allora stiamo dicendo? Non mi è chiaro qualcosa. Ecco chi è che rompeva le scatole, che sentivo fare i rutti. Dovete morire, devi morire anche tu e devi morire anche tu. Vi ammazzo con la spada così mi droppate tanti bei smeraldi, maledetti bastardi. Ok. Oh. La tecnica del ponte mi è piaciuta. No, mannaggia, che cazzo era? Ti nascondevi tu, bastardo. Si nascondeva il bastardo. Quanti smeraldi siamo? 28 smeraldi, signori, che cosa carina. Potremmo riuscire a prendere un altro libro di mending da mettere sull'elitra. Forse ci riusciremo senza... Oh, io sto registrando il video in successione, signori, quindi non so se mi avete scritto qualcosa su sti esserini blu, e mi sa che non lo saprò mai se mi date qualche consiglio, perché questi video li sto facendo tutti in successione, perché, come vi ho detto, ieri, questo video... No, oggi sono sulla nave che sto tornando giù in Sicilia, signori, quindi purtroppo vedrete questi video preregistrati. Ne sto preregistrando qualcuno in più, così in modo tale da farvi avere sempre dei contenuti sul canale. E per questo dovreste premiarmi, signori. Per questo sforzo che sto facendo dovreste premiarmi con un bel like e, perché no, anche un bel commentino tecnico-tattico e soprattutto l'iscrizione, signori. Senza l'iscrizione non andiamo da nessuna parte. Mi raccomando. Allora, stiamo calmi perché ora... A questo piano di qua mo spunteranno gli evoker, ne sono più che sicuro. Già qui qualcuno si sta lamentando e a noi questa cosa non piace. Si è nascosto qua dietro? Io li sento lamentare ma non li vedo. Vedete casse voi nel frattempo? No, non vedo casse utili. Sì, effettivamente registrare questi video in successione è un po' una gran cacata, perché non mi potete dare nessun suggerimento. Purtroppo non mi potete dare nessun suggerimento e io sto andando avanti. Ho avuto paura, la spada mi ha fatto riflesso, ho detto ce n'è uno alle spalle. Torcia tattica qui. No! Porca miseria il creeper! Porca miseria quanto mi sono cagato in mano, brutto bastardo che non sei altro, maledetto. Quanto mi sono cagato e mi sto ricagando in mano, perché ce n'è un altro, no. Ok. Porca miseria, mannaggia a lui e a chi non glielo dice pure, signori, hashtag mannaggia se glielo volete dire anche voi. Mamma mia quanto mi sono cagato in mano. Non che ci avrebbe ammazzato, perché signori abbiamo tutta l'armatura in netherite sana. E porca miseria, dico, è vera e verità. Eccolo signori, abbiamo fin troppi smeraldi, me ne sbatto altamente la ciuffolo. Dai così,
E questo l'abbiamo ammazzato, ok. Da dove cazzo la venivamo noi? Non me lo ricordo. Penso di qua. Sì, noi venivamo di qua. Abbiamo bonificato questa zona di qua della magione. Io continuo a sentire persone che si stanno cagando in mano. Là c'è una libreria. Andiamo di qui. Evitiamo zone. Qua c'è un'altra libreria. Inizio ad avere paura, signori. Inizio ad avere paura. Là c'è uno scheletro. Torcetta tattica. E mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Dai, fatti vedere. Dai, fatti vedere se hai coraggio. Fatti vedere se hai coraggio. Ai! Ma non così, bastardo, che mi prendi. Ok, calma. Affrontiamo la prima stanza. Con una bella torcina tattica, ok. Saliamo qui sopra così nell'eventualità c'è qualche creeper che spunta questa volta. Riusciamo. No, 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 no! L'evocatore! Mannaggia! Deve morire subito. Ok, è morto subito. Abbiamo il totem, signori. Abbiamo il totem! Abbiamo il totem e anche degli esserini schifosissimi che ci stanno a venire da addosso. Abbiamo ammazzato l'evocatore, signori. Porca miseria, porca miseria. Aspettate, aspettate che devo mangiare, che questi mi fanno male. Questi mo fanno male, questi mo fanno male, non con la terra perché con la terra non. Guarda che sono brutti, sono proprio spiritati. Mannaggia a te, devi morire, devi morire, devi morire. Mamma mia, me lo sono trovato lì di faccia. Dove stai andando? No! Dove sei? Wii! Te lo faccio pure io, Wii, devi morire pure tu però. Ok, risponderà da lì tutto incazzoso e noi. Whee! Te lo faccio pure io, Whee. Ok, signori, abbiamo il totem dell'immortalità. Porca paletta ubriaca, signori, abbiamo il totem. Abbiamo il primo totem della storia. Ma bastardo, era nascosto qua dietro. Bastardo, bastardo. Però aspettate, il totem meglio le torce. Dici, ma sei scemo? Cioè, c'hai il totem e sono meglio le torce. Sì, signori, perché dobbiamo illuminare tutto. Dobbiamo illuminare tutto, tutto. Abbiamo ucciso il nostro primo evocatore. Tantissima roba, signori. Tantissima roba, tantissima roba. Quelli ci continuano a seguire. Bene, qui c'è un'altra stanza tecnico-tattica in cui entriamo. Colonne, colonne, grandi belle decorazioni, ma non ci serve nulla. Ok, zona bonificata, altra. Stanza con i letti. Ah, qui è dove abbiamo ammazzato il primo. Sì, che c'è il blocco di terra lì. Ok, mettiamo però torce ovunque. Ok, stiamo bonificando anche questa zona di qua. Ok, bonifica. Bonifica. Non ci sono casse per noi. Mannaggia. Va bene. Va bene così. Va bene così. E questa è la scala dove siamo saliti noi. Perfetto. Ok. Ora, se non ricordo male, due piccole cose. Uno, ci siamo lasciati una stanza che non abbiamo completamente, che non abbiamo esplorato e bonificato. E diciamo che va fatto anche questo. Quindi andiamo veloce, 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 che se non sbaglio era da questa parte. Sì, infatti c'è uno smeraldino là a terra che ci aspetta. No, un altro evocatore di merda. Non mi puoi laggare con l'evocatore, mannaggia a te, mannaggia a te. Non mi puoi laggare con l'evocatore, mannaggia a te, mannaggia a te. Non mi puoi laggare con l'evocatore, giusto? È giusto? Devi un attimino essere onesto e corretto, non mi puoi laggare con quegli spiritelli di merda. Dove sono finiti gli spiritelli di merda? Eccolo lì, ce n'è uno. È pure inutile che provo ad andarli a prendere con l'arco e le frecce. Proviamo a fare i Legolas della situazione. Mannaggia a te, mamma mia, mi ha puntato in faccia proprio. Bastardo che non sei altro. Oh, l'abbiamo ammazzato così. Con la freccia? Chi cazzo siamo? Signore degli anelli, signore Legolas. Allora, stiamo calmi. I bastardi non escono più. Guardalo, guardalo. Come cazzo non è morto? Allora, andiamo a ammazzare l'evocatore, signori. Voglio il totem. Andiamo a ammazzare l'evocatore. Dove stai?
evoca sta gran cippa di minchia. E chiedo scusa per il termine tecnico-tattico. Sì, così tu evoca, zio. Tu evoca. Cosa è successo? Tu evoca che io ti ammazzo. Confusione più totale, signori. Allora, stiamo calmi, mangiamo. Ok, stiamo calmi. Io non so se mi ha dato un altro totem. Con calma, abbiamo recuperato però la vita. Siamo contenti di questo. Porca miseria, alle laggate. Quanti sono sti spiritelli, bastardi? Mannaggia, voi a chi non ve lo dice pure dovete morire. Dovete. Dai! Ma guarda che sono cattivi, proprio. Ti cambiano la faccia, proprio. Maledetti bastardi. Maledetti bastardi. Aspettate, fatemi scappare un attimino, che la situazione sta diventando pericolosa. Vieni qua, bastardo che non sei altro. Vieni qua. Dove sei? Dove sei? Bastardo che non sei. Vieni qua, vi ammazzo tutti. Vi ammazzo tutti, vi ammazzo. Se prima loro non ammazzano me, questo è da tenere sotto controllo, signori. Io li ammazziamo tutti se non, loro non ammazzano prima noi. E vieni qua. Quanti cazzaroni se non sono rimasti di sti cosi? Bastardo, muori, muori, bastardo. Ti piglia al volo, ti piglia al volo, t'ho detto. Ti piglia al volo, bastardo. Quanto ci stai a morire? Ok. Me l'ha dato un altro totem. Sì, signori, due totem abbiamo. Spettacolo. Uff, mamma mia che sudata. Mamma mia che sudata terribile. Mamma mia che sudata terribile. Torce ovunque. Bonifichiamo anche questa zona di qua. Ok. Porca miseria. È stato pesante. È stato pesante. Qua c'è qualcuno nascosto? No. Ok. Un letto. Che a noi non serve, altre casse non ne vedo, altri standardi vari che ci potremmo portare per qualche obiettivo particolare, ma sapete che quasi quasi me li porto gli standardici. Ma che te devi fare? Ragazzo, lo standardo? Ah, l'ha preso, ok. Come, signori, ce li portiamo come trofeo. Come trofeo della conquista della Magione, signori. Gli standardi come conquista della Magione. Servono a qualcosa? No, non servono assolutamente a un cacchio di niente. E noi però ce li portiamo a casa, signori. Abbiamo tre standardi, ok. Qui è stato controllato tutto, là abbiamo delle altre stanze da verificare. Evocatore! Ti aspetto! No, c'è un ragno. Che cazzo la me devo fare del ragno? Mannaggia a te, voglio l'evocatore, io volevo tre totem dell'immortalità, mannaggia. A voi e a chi non ve lo dice pure. Vabbè, stanza bonificata anche questa. Ultima stanza in cui c'è la scala che porta sopra per l'ultimo piano, signori. E indovinate che facciamo noi, signori? Ci fermiamo qua. Ebbene sì, vi lascio con la colina in bocca dell'ultimo episodio in cui andremo ad affrontare l'ultimo piano della Magione, signori. Però abbiamo ottenuto due totem dell'immortalità. Tanta roba. Aspettate, aspettate che dobbiamo fare una copertina coi controcazzi, signori. Dai, così, così mi piace, così con i due totem in mano, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!